veramente piacevole portare a casa un punto, cioè, però rammarico. È mancato qualcosa, abbiamo giocato in modo altalenante. A tratti si sono viste sicuramente delle belle cose, ma non sono bastate. Purtroppo a volte ci perdiamo, e spegniamo la luce e non giochiamo di squadra. Come ho già detto prima, appunto, le cose belle si vedono perché sappiamo farle. Purtroppo non siamo ancora costanti. Complimenti alle ragazze che sono entrate, a Chiara e Danna, per il loro contributo. Io ho cercato di dare il mio massimo. Spero che riusciremo e impareremo a trovare un modo per uscire dalle difficoltà, perché penso che sia quello che ci manca. Quando siamo in difficoltà tendiamo ad abbassare la testa e a non uscirne più. Sì, io penso che a livello individuale abbiamo dei bellissimi elementi, siamo molto forti. Purtroppo però appunto qualcosa manca e non è sicuramente l'allenamento. Dobbiamo trovare la nostra intesa. Comunque io non mi scoraggio, perché il campionato è appena a metà, giusto oggi. Quindi forza e coraggio. Sì, sicuramente. Non si sa il motivo, ma in trasferta tendiamo a giocare meglio e sono più infatti le partite che abbiamo vinto in trasferta piuttosto che quelle in casa, penso. E sì, in trasferta anche a livello di atteggiamento e mentalmente ci sono differenze. Sì, tranquille, io sono tranquilla, pressione non ce n'è per quanto mi riguarda, però c'è sempre quel fastidio. Sarebbe bello fare qualche passo più in alto.